Salve a tutti quanti ragazzi e ragazze, bentornati in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi parliamo della gestione dell'ansia, che è un argomento un po' rognoso e che è un argomento molto dibattuto in generale tutto. Quindi in particolare nel video di oggi parleremo di come gestire l'ansia durante tutto il periodo pre-test di medicina, quindi durante tutto il periodo della preparazione, perché sono sicura che questo video potrà essere d'aiuto a molte persone. Quindi io direi di lanciare la sigla e ci ritroviamo qui esattamente dopo. Allora, questo video nasce dal fatto che ieri mi è stata fatta una domanda sul mio Instagram, che vi lascio qua, se ancora non mi seguite vi consiglio di seguirmi, perché lì avete un contatto con me molto più diretto e mi potete chiedere le cose in direct tranquillamente, e quindi vi consiglio di seguirvi perché per me è molto più facile gestire tutta la messaggistica rispetto a nei commenti. Comunque, stavo dicendo, mi è stata fatta questa domanda su Instagram in cui mi si chiedeva come gestire l'ansia, in particolare nel giorno del test. Oggi non affronterò questo argomento perché di sicuro vi cuccherete un video più avanti, più a ridosso del test, sulle cose da fare e non fare per gestire l'ansia il giorno stesso del test, perché voglio pubblicarlo più a ridosso possibile del test stesso, così che vi rimangano meglio le idee. Oggi parliamo invece di come gestire l'ansia durante la preparazione, che considero altrettanto importante come argomento, perché l'ansia durante la preparazione vi porta ad avere una preparazione non ottimale che può rovinare le prestazioni stesse del test. In altri modi, certo, di sicuro rispetto all'ansia che si ha al giorno del test, ma le può rovinare altrettanto dannosamente. Allora, innanzitutto, vabbè, colgo l'occasione con questo video per dirvi che ho creato un canale Telegram, un gruppo di supporto e di aiuto per le persone che stanno studiando o che comunque stanno affrontando la preparazione del test di medicina 2019. Vi lascio il link del gruppo Telegram in descrizione e lì secondo me si può creare un bell'ambiente di supporto che c'entra anche comunque con la gestione dell'ansia di cui parleremo nel video di oggi. Quindi vi lascio il link in descrizione e vi invito davvero a iscrivervi al gruppo Telegram perché secondo me vi può essere molto d'aiuto. Data questa premessa, direi di iniziare subito con il video perché ho tante cose di cui parlare. Innanzitutto vorrei fare prima un'introduzione generale in cui faccio presente che in realtà questo video di oggi non vuole darvi la soluzione magica, la soluzione miracolosa per far sparire l'ansia da tutti gli eventi prossimi della vostra vita, perché neanche io ce l'ho la soluzione per far sparire l'ansia, anzi se ce l'avessi in questo momento sarei molto più tranquilla e molto più serena, fidatevi, mi servirebbe tanto questa soluzione. L'ansia è una cosa fisiologica, secondo me, e la cosa rognosa è che più si tiene a una cosa in particolare più si ha ansia per quella cosa, e quindi non c'è un modo di eliminarla o combatterla del tutto, semplicemente perché è una reazione normale che il nostro corpo ha nel momento in cui siamo spaventati da qualcosa. Il test è stata l'ansia peggiore che io ho provato nel corso di tutta la mia vita. Vi direi una cavolata se vi dicessi il contrario, e sapete che voglio essere sempre sincera con voi. L'ansia che io ho provato nel momento del test e durante la preparazione del test è stata la peggiore della mia vita. Sapete perché? Perché quando affronto un esame, se sapete che sono al primo anno, quando affronto un esame so che mal che vada posso ridarlo alla sessione dopo, alla data dopo, avrò l'occasione dopo pochi mesi, pochi giorni, dipende dalle situazioni. Quando si affronta il test si sa che l'occasione è quella, o la va o la spacca, cioè o la va o l'anno dopo, tradotto in termini letterali. Ecco perché l'ansia che ho provato per il test è stata sicuramente una delle peggiori della mia vita. Sinceramente, io per la maturità ero tranquillissima, per il test sinceramente io ancora me lo sogno la notte, ogni tanto mi faccio gli incubi e immagino che tutto quello che ho vissuto finora sia solo un sogno, e di svegliarmi di dover ancora fare il test e passare ed entrare e affrontare il mio primo anno, quindi per farvi capire il livello. Quindi oggi cercherò di condividere con voi un po' di tips, un po' di consigli per affrontare meglio quest'ansia. Partiamo dal presupposto che io ho gestito l'ansia male, soprattutto il giorno del test in italiano, e quindi sono qua per cercare di farvi evitare gli errori che ho fatto io all'epoca. Quindi direi di iniziare subito. Primo consiglio spassionato che mi sento di darvi per affrontare l'ansia del test è: cercate di simulare più situazioni possibili in cui voi affrontate il test. Ciò non significa semplicemente fare delle simulazioni, ma cercare di coinvolgere altre persone che nelle simulazioni vi controllino, vi diano il tempo, vi creino quella situazione di stress e di ansia che poi sarà più o meno simile a quella del test.
Ciò significa che ovviamente quando dico coinvolgere altre persone intendo magari i vostri genitori, che di sicuro saranno disposti ad aiutarvi se sanno quanto questa cosa è importante per voi. Quindi basterà chiedere a loro magari di controllarvi, di crearvi una simulatoria con domande che non avete visto, dandogli il libro, spiegandogli come fare. Loro secondo me saranno molto molto propensi a fare questa cosa. Mio padre lo faceva con me ed è stata una situazione che mi ha aiutato tantissimo, al di là delle simulazioni con ArtQuiz al computer. Ok, erano simulazioni ma non avevano la situazione di ansia e di stress che vi crea il test stesso. A ciò si accoda l'altra parte di questa frase, di questo consiglio, che è di cercare situazioni più possibile simili al test. L'errore che sento di aver fatto io è di non aver avuto una situazione prima del test effettivo così stressante come in quel momento è stato il test. Perché non ho voluto, ad esempio, provare quelli che erano i test che ci sono prima durante l'anno. Magari ne conoscete qualcuno, ovviamente, se state studiando per il test, ovvero Cattolica, San Raffaele. Non ho voluto provare perché nella mia testa ho pensato, ma sì, io voglio puntare a entrare nella mia prima scelta, che è Bologna. Se entro nella Cattolica o nel San Raffaele, butto soldi, non voglio provarci, perché tanto la mia prima scelta è Bologna, così sbagliato. Avrei sicuramente fatto esperienza di una situazione di ansia molto 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 simile al test stesso, e quindi di sicuro secondo me avrei gestito meglio l'ansia, soprattutto durante il test in italiano. Infatti al test di medicina in inglese sono stata molto più tranquilla perché avevo affrontato pochi giorni prima il test di medicina in italiano, che già mi aveva fatto scaricare praticamente tutta l'ansia che avevo. Quindi vi dico, se avete la possibilità, fate simulazioni, fate test prima, cercate magari, so che AlphaTest, TestBuster fanno delle simulazioni sparse per le città, cercate queste situazioni che vi simulino l'ansia del test in modo da scaricare l'ansia, soprattutto magari nel mesetto a ridosso del test. Quindi questo è un consiglio che mi sento di darvi dal profondo del cuore, perché è una cosa che io ho sbagliato. La seconda cosa che mi sento di consigliarvi, che in realtà penso sia tanto importante quanto la prima, è cercate di darvi più opzioni. Affronterete sicuramente il test più tranquilli se sapete che nel caso questo test vada male avete un'opzione, non rimanete a casetta a piedi. Io in primis avevo fatto il test per entrare, il TOLC, per entrare nella facoltà di chimica, e infatti la mia seconda opzione era la facoltà di chimica industriale, in particolare a Bologna. Questa cosa mi ha lasciato sicuramente molto più tranquilla perché appunto avevo in caso un paracadute, un piano B. Chimica non la consideravo un'alternativa, non la consideravo importante per la preparazione, poi nel caso avessi dovuto riaffrontare il test l'anno dopo, ma era una cosa che volevo provare perché sapevo che parte di me era attratta da quella facoltà e magari addirittura mi ci sarei innamorata e sarei rimasta lì. Non lo so, dipende, non so come sarebbe potuto andare semplicemente perché sono entrata al primo colpo. Sta di fatto che avere una seconda opzione di sicuro vi farà affrontare il tutto più tranquilli rispetto a non avere nessuna opzione nel caso il test andasse male. Quindi mi raccomando, createvi dei piani B o comunque sappiate cosa fare nel caso questo test andasse male. Anche se non consciamente, di sicuro vi lascerò più tranquilli nell'affrontare tutta questa situazione. Il terzo consiglio che mi sento di darvi è pensate sempre positivo. È un errore che ogni tanto io ho fatto nel corso della mia preparazione ed è stato quello di buttarmi giù, pensare negativo, sentirmi in difetto, sentire che non ce l'avrei fatta. È normale e fisiologico pensarlo quando una simulazione ti va male, quando la giornata di studio non è produttiva, quando sei stanco, ti senti buttato giù. È normale, ma cerca di pensare il più positivo possibile. Pensare positivo significa che affronterai anche lo studio, le simulazioni, i quiz con più serenità. E questo affrontare tutto quanto con più serenità, magari, fidati, adesso non te ne accorgi, ma ti farà preparare molto meglio le cose. Quindi affronta le cose con serenità e soprattutto cerca di non compararti agli altri, non compararti soprattutto a quei fenomeni che magari nei gruppi Facebook, che sono sicuro frequenterai in questo periodo, dicono di fare punteggi stratosferici. Non farti buttare giù dalle persone che ti dicono che questo test è difficile, che poi la facoltà sarà ancora più difficile, che poi arriverà il test di specializzazione che sarà ancora più difficile. Non farti buttare giù da queste presenze negative nella tua vita che gravano e ti causano stress inutile. Cerca di liberare la tua mente da quelli che sono i pensieri negativi, anche se so
che è difficile farlo. Pensa solo che l'unica soluzione che tu hai per affrontare tutto questo, per affrontare questo stress e questa paura, è studiare. Più queste paure hanno, meno probabilità di concretizzarsi. Quindi cerca di studiare, cerca di affrontare il tutto con più serenità possibile e non farti buttare giù dalle presenze negative, perché ci saranno sempre nei gruppi Facebook, nelle cose, le persone che faranno i fenomeni, e tu ti sentirai anche inconsciamente di doverti comparare a queste persone che fanno i fenomeni e che magari lo fanno senza nessuna base, perché c'è chi si vanta senza nessuna base, magari sta solo sparando delle gran cavolate sui gruppi e butta solo giù il tuo umore. Quindi pensa positivo, non pensate negativo, piuttosto scrivi un messaggio su Instagram, ne parliamo e cerco di tranquillizzarti, quindi, oppure nel gruppo Telegram che ho appena creato. L'altro consiglio che mi sento di darti in questo frangente è: fai delle pause, riposati, non stressarti troppo, nel senso che stare chiuso in casa per mesi e mesi e mesi e mesi senza mai uscire a vedere un amico, fare una cosa particolare, ti causerà solo più stress e tristezza, perché sarai chiuso in quella tua bolla di stress, di preparazione per il test, di studio, di ansia, e questa bolla rischierà di inghiottirti e farti soffocare, perché è giusto prepararsi per il test, è giusto canalizzare la maggior parte delle proprie forze nella preparazione per il test, ma è anche giusto una sera ogni tanto, un giorno ogni tanto, concedersi una pausa, perché il tuo cervello ha bisogno di ricaricarsi, altrimenti quest'ansia non se ne andrà mai, soprattutto perché i tuoi amici, soprattutto se ti conoscono, sapranno farti passare quest'ansia. Parla con loro, sfogati, spiegagli i tuoi problemi, anche magari davanti a un aperitivo, una giornata al mare. Fidati di me, quando tornerai sui libri, questa situazione, questa giornata, questa pausa, anche che sia appunto un giorno, poche ore, ti avrà aiutato tantissimo. L'ultimo punto che mi sento di affrontare, di cui ho parlato anche prima, due punti fa, è il non buttarsi giù. Non buttarsi giù soprattutto se magari è la seconda volta che affronti questo test. Non pensare di non essere abbastanza, non pensare di non essere all'altezza degli altri. È normale avere momenti no, non devi essere un supereroe, soprattutto quando si tratta della preparazione di questo test. Devi saper affrontare e saper interiorizzare l'idea di un potenziale fallimento. Aver interiorizzato l'idea di un potenziale fallimento, fidatevi, secondo me aiuta tanto, che non vuol dire buttarsi giù e pensare di non farcela, ma significa accettare anche solo a livello inconscio, che sto dicendo un sacco di volte in questo video, accettare anche solo a livello inconscio il fatto che questa cosa non potrebbe andare bene, e il fatto che non vada bene non vi rende meno come persone, non vi rende meno importanti, non vi rende meno valide, non vi rende meno preparate, non significa che non avete fatto abbastanza. Affrontate sempre tutto con dentro voi stessi l'idea che avete fatto del vostro meglio, e se non va cercherete di capire dove avete sbagliato. Quindi questo è l'ultima grande verità che voglio che voi interiorizzate, perché se interiorizzate l'idea del fallimento ma senza buttarvi giù, secondo me avete raggiunto la chiave di tutto questo. Questo video di oggi è molto corto, non è il solito video di preparazione. Erano questi i pensieri che oggi volevo condividere con voi. Sapete che per qualsiasi cosa potete trovarmi su Instagram, che vi lascio nuovamente qua. Io sono sempre a disposizione se volete parlare di qualunque cosa, se volete parlarmi di qualunque cosa, che non siano domande specifiche, anche solo se volete sfogarvi, se avete bisogno di qualcuno che vi dia certezze, io ci sono. Sono dall'altra parte, ce l'ho fatta, sono viva, sono una persona che esiste, cioè, perché spesso si ha questa idea delle persone che hanno passato il test come irraggiungibile cose, e sappiate che vi capisco, ci sono passata anch'io, e non buttatevi giù, non buttatevi giù, ve lo ripeterò all'infinito. Io vi mando un bacio, spero che questo video vi possa essere stato utile in qualche modo e abbiate sempre fede in voi stessi e quello che sapete fare. Ci rivediamo al prossimo video.